A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Grazie per essere presente a questa nuova sessione di Sentinel One Channel Technical Update. Sono Luca Besana, responsabile canale di Sentinel One Italia. Come oggi c'è Massimo Montalto, Channel Sales Engineer di Sentinel One Sud Europa, quindi responsabile tecnico dedicato alle risorse di canale che supporta anche il mercato italiano. Massimo, un caro saluto e grazie Buongiorno a per essere con tutti, noi. buongiorno a tutti. Allora, l'agenda è decisamente fitta oggi, ma garantiamo che non vi ruberemo più della solite 50 minuti insieme più domande. Aspettiamo ancora un paio di minuti gli ultimi partecipanti. Al solito avete tutta la possibilità di fare domande in chat. E domande a cui risponderemo il più possibile in diretta. Ci mutiamo ancora qualche minuto e partiremo alle 10:35. Grazie ancora per la vostra partecipazione. Eccoci nuovamente e ancora grazie per esservi collegati. Vediamo l'agenda di oggi, quindi. Oggi parleremo vi farò un briefing su come oggi stiamo presentando SentinelOne come piattaforma. Come ben tutti sapete, l'evoluzione della piattaforma negli ultimi mesi è stata sensibile, soprattutto in seguito all'evoluzione del back-end, quindi a tutte le novità in ambito data ingestion. Poi ne parleremo nelle slide iniziali. Poi parleremo di un focus per i tre pillar del portafoglio, quindi endpoint protection e quindi cosa dicono gli analisti. Identity Security, dove Massimo parlerà di MITRE ENGAGE, Matrix e di come Identity può integrarsi con le piattaforme di IAM. E quindi faremo un focus Cloud Security per quanto riguarda la partnership esclusiva con Wiz che abbiamo appena annunciato. Ricordo che la sessione sarà di circa un'oretta e con me, io sono Luca Besana, responsabile canale di SentinelOne, con me ci sarà Massimo Montalto, Channel Sales Engineer e ovviamente avete tutto lo spazio per fare domande sia nella chat che nell'apposita sessione. Dunque, SentinelOne in brief, come stiamo riposizionando la piattaforma? Ovviamente con il concetto di One Platform. Come sapete, il mercato è pieno di tecnologie che di fatto sono una holding, perché all'interno di un brand poi si trovano diverse piattaforme, diverse console, diversi cruscotti e diversa capacità di gestione. Quello su cui SentinelOne sta investendo ormai da tempo è nell'offrire un'unica piattaforma capace di collezionare dati da sorgenti differenti. Con l'obiettivo di normalizzare questi dati a fattore comune. Questo messaggio si sta traducendo in un concetto tecnologico che ha preso il nome di Security Data Lake. Security Data Lake è il back-end della nostra piattaforma, è il data lake appunto che colleziona i metadati che provengono dalle sorgenti, esse siano SentinelOne o di terze parti. Oggi non andremo in profondità su questo concetto, l'abbiamo già fatto nelle sessioni precedenti. Se volete fare degli approfondimenti dedicati, sottoscritto, Massimo, il team di Access Network sono a vostra completa disposizione, ma è un concetto su cui stiamo spingendo moltissimo. È un concetto su cui continueremo a spingere e soprattutto che ci permette di rendere assolutamente verticali, ma non siloed, i tre messaggi che stiamo portando sul mercato oggi. Ovvero Endpoint Security, Cloud Security e Identity Security, che di fatto sono tre tematiche distinte, tre tematiche potenzialmente indipendenti, ma che possono essere allo stesso tempo orchestrate dalla stessa piattaforma. Come dicevo durante la presentazione dell'agenda, l'obiettivo della giornata di oggi è darvi tre pillole: una pillola sull'endpoint, una pillola sul cloud e una pillola su Identity.
In particolare per quanto riguarda l'endpoint non parleremo di prodotto, parleremo del posizionamento dell'ultimo Magic Quadrant di Gartner, che devo dire è stato estremamente importante e che vede SentinelOne in una posizione decisamente, direi, unica. Allora, innanzitutto due parole su come ragionare intorno al Magic Quadrant. È un qualcosa di estremamente noto, ma che dal mio punto di vista a volte viene utilizzato non in maniera consona. Allora, il Magic Quadrant viene definito ovviamente in quattro quadranti, quadranti che rappresentano in basso a sinistra i player di nicchia. Per Gartner, niche player significa aziende non innovatori e che non performano in maniera significativa. Performare in maniera significativa per Gartner significa avere market share, quindi avere tanti agenti installati. In alto a sinistra ci sono i challengers. Challengers sono sempre aziende che non innovano, quindi non considerate innovatori, quindi che non stanno al passo con le richieste del mercato, se lo stanno alle richieste attuali non sono pronte, secondo Gartner, per essere presenti fra qualche anno, ma che a differenza dei niche players hanno sicuramente un posizionamento di mercato dettato dalla longevità della soluzione o magari dal brand della stessa. In basso a destra invece troviamo i visionari. Visionari che sono aziende che conoscono il mercato, l'hanno capito, ma che non hanno ancora abbastanza muscoli. Vuol dire che sono aziende che sono magari alla prima fase dell'espansione e comunque non hanno ancora un market share significativo. SentinelOne fino a 2 anni fa si trovava in questo quadrante, ad esempio. In alto a destra invece ci sono i leader. I leader sono quelle società che non solo hanno una buona completezza di visione, ma che già eseguono. I leader sono quelle società su cui Gartner non dà remore in termini di visione della piattaforma e salute della società, salute dell'azienda. Come si leggono invece le coordinate? Abbiamo visto i quattro quadranti. La scissa è da intendersi come completezza di visione. Ovvero, con più una società viene posizionata verso destra, significa che ha un chiaro messaggio, si differenzia bene sul mercato, viene apprezzata dai clienti per la ampiezza di coverage e società che si stanno muovendo nella giusta direzione, ovviamente secondo Gartner. Invece, sulla ordinata vengono indicate le qualità di ability to execute. Ability to execute significa ovviamente la quantità di endpoint che sono stati deployati, quindi product coverage, ma anche la visibilità long term dell'azienda, quindi quanto questa possa essere considerata un prodotto, una soluzione per gli anni a venire, e quanto sia efficace nei confronti delle dinamiche di mercato. L'insieme di queste due situazioni si traduce con un punto. Il punto è una fotografia in quel momento che rappresenta il posizionamento dell'azienda nel landscape, in questo caso dell'Endpoint Protection Platform. Quello che state vedendo è il Magic Quadrant del 2021. Ho messo questa slide anche per rappresentare l'evoluzione, perché da 2021 a 2022, ottobre 2022, c'è stato un cambio enorme. Cambio enorme che ha visto aziende spostarsi dal Magic Quadrant dei leader, aggiungersi ai Magic Quadrant dei leader. Guardate però l'evoluzione di SentinelOne. SentinelOne è cresciuta in maniera sensibile. È diventata con Microsoft e CrowdStrike punto di riferimento non solo per completezza di visione, ma anche per ability to execute. Ovviamente da questo punto di vista siamo ancora lontani sia da Microsoft e CrowdStrike perché sono ancora molto più grandi di noi. Sebbene stiamo crescendo 2x quanto crescono queste due aziende, è ovvio che la dimensione, soprattutto per storicità, non è ancora confrontabile. Da un punto di vista di completezza di visione, invece, SentinelOne ha fatto un passo in avanti enorme. E secondo me, quello che Gartner sostiene è assolutamente in linea con quello che noi stessi diciamo al mercato. Quindi quello che ho trovato con molto piacere è una coerenza di vedute fra quanto noi stessi consigliamo al mercato, consigliamo ai partner e quanto Gartner stessa indica.
In particolare, che cosa dice Gartner? Adesso questi sono sei bullet point che vi voglio lasciare, ma nella slide successiva andiamo in drill down esattamente sulle strength e sulle cautions di Gartner. Perché, come sapete, il report Magic Quadrant non si limita al quadrato, ma poi ogni evento viene esploso, perché il quadrato prende poi validità in funzione da un'analisi molto importante che Gartner ha compiuto. Quindi, quali sono questi sei bullet point? Ovviamente la ADR XDR, secondo Gartner di SentinelOne, sì, sono perfetti per qualsiasi tipo di organizzazione. Abbiamo perso l'audio di Luca. Oh, scusatemi, ho un problema con le cuffie questa mattina e ogni 2x3 decidono di scollegarsi, quindi chiedo venia. Mi confermate che mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo di nuovo, sì. Ok, chiedo scusa. Dicevo, la soluzione di ADXDR di SentinelOne, secondo Gartner, è perfetta per qualsiasi tipologia di azienda. Ci sono tecnologie, secondo Gartner, che sono più specifiche per aziende enterprise, altre per aziende SMB. Nel caso nostro, Gartner riconosce un'adattabilità enorme per qualsiasi tipo di organizzazione. Secondo aspetto che Gartner evidenzia è l'acquisizione di Attivo Networks, che come vedremo dopo con Massimo, ha dato uno sprint e un boost alla piattaforma SentinelOne. Gartner ci conferma la leadership per quanto riguarda Material Attack Ingenuity Report, e quindi lato qualità di detection, ma MITRE è molto buona con SentinelOne. Gartner riconosce questa bontà. Ci premiano per il supporto di sistemi operativi. Questo è un altro differenziante che sappiamo di avere e siamo contenti che Gartner l'ha riconosciuto. Nel senso che SentinelOne, quando si parla di tecnologie di nuova generazione, è quella che ha un broad coverage rispetto alla competition estremamente marcato. Riusciamo a coprire diverse tipologie di sistemi operativi, anche legacy. Il quinto è il punto che mi piace di più, perché Gartner non ci premia solo per il servizio MDR, ma ci premia perché abbiamo una rete di partner capaci di erogare servizi MDR sulla nostra soluzione. Questo è un valore che, parlando di canale, a me fa molto piacere, perché io insisto, e chi mi conosce di voi lo sa bene, sul fatto che noi non vendiamo servizi che possano mettere in discussione i vostri servizi sul cliente finale. Ecco, Gartner conferma questa peculiarità. E infine viene indicato come valore differenziante la presenza crescente non solo nel Nord America, ma anche in EMEA e in Middle East. Dicevo, vediamo un deep dive. Strength, continua espansione del product portfolio basato sulle acquisizioni. Come dicevo prima, da notare la Singularity Identity, Ranger ID e Hologram, che vengono considerate delle tecnologie molto interessanti che SentinelOne ha aggiunto al portafoglio. Ecco quello che dicevo nel quinto punto della slide precedente. SentinelOne ha continuato a espandere la propria rete di partner MDR. Questo mi fa molto orgoglioso perché è estremamente in linea con quello che dico tutti i giorni ai miei partner. E support for legacy Windows e sistemi operativi, Apple, macOS in numerose versioni di Linux, è la conferma di quanto sostenevo nella slide precedente, così come i risultati eccellenti nel MITRE ATT&CK. Voglio però focalizzarmi anche sulle cautions, perché va bene parlare delle cose buone, ma è giusto a questo tavolo indicare anche dove dobbiamo crescere. Gartner consiglia, e lo sappiamo, crescere per quanto riguarda marketing execution e brand awareness. Ne siamo consapevoli. Il team marketing sta avendo un importante rinnovamento e siamo convinti che anche in Italia nei prossimi mesi aumenteremo pesantemente il posizionamento e il brand awareness. Ci stiamo già lavorando, insomma. Gartner indica che la capacità per quanto riguarda il supporto di on-premise deployment è parziale. Anche qui non è sbagliato, Gartner ha ragione, non tutte le funzionalità di SentinelOne sono disponibili on-premise,
ma a differenza dei nostri competitor di nuova generazione, una installazione on-premise l'abbiamo. I nostri competitor sono soltanto cloud-based. Quindi, nelle cautions, questo tema io lo voglio vedere comunque come un valore differenziante, seppur parziale. Sentinel-1 XDR Product sta ancora evolvendo. Anche qui lo sappiamo. Queste informazioni sono di ottobre 2022, quindi sono già passati 6 mesi da quando Gartner ha fatto queste analisi, e negli ultimi 6 mesi chi di voi conosce ben da vicino la piattaforma SentinelOne sa quanto siamo cresciuti nelle integrazioni e sa anche quanto stiamo crescendo nelle integrazioni con le soluzioni di network security, che è l'ultimo punto che Gartner evidenzia, punto su cui sono estremamente d'accordo e punto su cui il nostro engineering team sta lavorando, vista proprio la criticità e l'importanza di questa cosa. Quindi, tutto sommato, il posizionamento che Gartner fa di SentinelOne è molto positivo, anche nei cautions, dove non ci sta penalizzando per mancanze, ma dove sta evidenziando che alcune tematiche sono ancora in via di sviluppo e magari non perfette. Vediamo ora, in 5 minuti, che cosa è Gartner Critical Capabilities. Perché il report Magic Quadrant nasce in simbiosi con un report molto meno conosciuto, perché ha molto meno di impatto, che si chiama Critical Capabilities. Se il Magic Quadrant è un punto nel tempo che valuta ability to execute e completezza di visione, il Gartner Critical Capabilities è una comparativa fatta sulla tecnologia. Vengono fatte tante domande a tanti clienti, in particolare sono state valutate 4.000 aziende, a cui vengono chieste un po' di informazioni, tra cui facilità di utilizzo, semplicità di management, funzioni EDI, quindi detection capabilities, e capacità di prevenzione, suite endpoint protection, coverage di sistemi operativi, managed services e supporto distribuito geograficamente. Tutte queste risposte vengono poi catalogate. In che modo? In questo modo vengono definite tre tipologie di clienti: clienti di type A, che sono i Lean Forward Organization, clienti di type B e clienti di type C. Curioso di qual è la curiosità, qual è il vanto che possiamo portare sul mercato? Che in caso di clienti type A, quindi aziende che sono early adopter, aziende che sono focalizzate sul best of breed, ecco, SentinelOne è stata valutata al primo posto da Gartner. Type B organization sono quelle cosiddette blended approach, sono quelle più diffuse in termini di numerosità e sono quelle che adottano tecnologie mainstream, quindi sono quelle meno tendenti alla, se vogliamo, all'early adopting, però sono quelle che non hanno remore ad adottare una tecnologia quando questa diventa mainstream. Ecco, anche nel caso di clienti di tipo Taipei, SentinelOne è stata posizionata come highest rank, quindi come primo posto. E infine ci sono i Type C. Type C sono quelli prevention focused, definisce Gartner, ovvero sono quelli che hanno più attenzione all'aspetto economico che all'innovazione tecnologica, sono quelli che magari hanno, non senza magari, sono quelli che hanno constraint lato staff, quindi hanno meno risorse e quindi più aperte a magari servizi SOC e servizi MDR, sono il secondo gruppo più ampio in termini di quantità e sono quelli che potremmo definire come conservatori, quindi late adopter. Ecco, anche nel caso dei late adopter, SentinelOne è stata nominata come top scorer da Gartner. Se poi volete approfondire questo report, vedrete che secondo, terzo posto, bene o male, ci sono sempre CrowdStrike e Microsoft, poi c'è una bella bagarre. Quindi chi è meglio nel Type C, ad esempio Trellix, chi è meglio nel Type A. Fatevi un bel deep dive se volete. Anzi, chiudendo la mia parte iniziale, vi lascio questi tre QR code dove potete tranquillamente scaricarvi i report. Ovviamente potete chiederli anche al sottoscritto se volete quelli completi, vi li posso assolutamente fornire. Abbiamo la possibilità da Gartner di condividere queste documentazioni. Il messaggio con cui vi voglio lasciare è che Magic Quadrant è di impatto, tutti lo conoscono e ci può aiutare nel posizionare magari la tecnologia a livello di executive landscape. Gartner Critical Capabilities
Per me è un messaggio vincente per voi partner, perché mi permette senza dubbio di essere smentito di dirvi che SentinelOne è una tecnologia che vi permette di coprire clienti SMB, clienti enterprise, clienti innovatori, clienti più conservatori. E quindi abbiamo la possibilità di essere veramente posizionati dove avete voglia di farlo. Quindi abbiamo parlato di endpoint, adesso lascio la palla a Massimo per le pillole più tecniche su identity e su cloud security. Massimo, dovresti aver ricevuto il presenter, confermamelo per favore. Sì, confermo, Ok. dovrebbe comparire lo screen adesso. Palla a te, ricordo semplicemente ai partecipanti che se volete fare domande, non l'ho detto anche se il titolo della slide precedente era appunto questions, potete farle assolutamente e risponderemo in diretta. Massimo, palla a te, grazie. Perfetto, grazie mille Luca, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, io volevo farvi un po', diciamo, una piccola introduzione, un piccolo deep dive sugli aspetti legati quindi all'evaluation del Mitre Attack e poi quindi gli altri argomenti legati all'identity e al cloud. Allora, SentinelOne oggi ha un approccio piuttosto orientato all'evaluations di varie organizzazioni terze per mostrare appunto il valore delle varie piattaforme, delle varie soluzioni in termini a livello quindi di mercato, a livello globale. Conoscete un po' tutti quindi la matrice del Mitre Attack e SentinelOne quindi si è sottoposta quindi questi ultimi anni, quindi ogni anno, alle Mitre Ingenuity Attacks Evaluation, con uno scoring tra i più elevati su diverse aree, quindi del testing e dell'evaluation, e in particolare quindi con uno scoring il più elevato e soprattutto quindi con un gap importante rispetto quindi alle altre soluzioni di mercato sull'aspetto di context enrichment in forma automatizzata, che quindi si mostra quindi particolarmente vantaggioso sulla piattaforma di SentinelOne Singularity se confrontata con le altre soluzioni di mercato. Ma al di là dell'evaluation sull'aspetto quindi puramente endpoint protection e EDR, SentinelOne si è anche sottoposta ad altre evaluations fatte dall'organizzazione Mitre, in particolare l'Attack Deception. Anche lì quindi si mostra quindi una certa quindi volontà di mostrare i risultati in termini di performance sul mercato e anche sugli aspetti quindi di managed services, che ricordiamo quindi essere quindi uno degli elementi di differenziazione della piattaforma SentinelOne, in quanto permette quindi di offrire la multi-tenancy e quindi di appoggiarsi sui nostri partner per offrire dei servizi a valore aggiunto ai clienti finali. Andiamo a guardare un po' più in dettaglio quindi perché Mitre Attack, in particolare l'evaluation del Mitre Ingenuity, ha un'importanza a livello globale. Prima di tutto, come ben sapete, quindi il Mitre Attack quindi è una matrice che permette di sintetizzare, diciamo, le tecniche e le tattiche utilizzate quindi dai cyber attacker per l'emissione di cyber attacks e che quindi ha un valore quindi, diciamo, generico che permette quindi di trovare i punti in comune sulle varie procedure, i vari cycles di attack. SentinelOne quindi si ritrova quindi a rispondere piuttosto positivamente quindi a questo tipo di evaluation, che quindi da un punto di vista di protection, ma anche da un punto di vista di detection. Lo abbiamo visto quindi in termini di risultati quindi sul Mitre Attack, 100% di protection, ovvero zero miss sulle varie tecniche e procedure di attacco testate quindi nel caso specifico quindi sulle ultime tre evaluations di questi ultimi 3 anni, e in particolare quindi uno scoring ad alto valore
differenziazione sugli aspetti di analytics e di automated correlation e contextualization delle allerte che compaiono quindi sulla piattaforma. Terzo punto, quindi fondamentale anche lì, il zero delay, ovvero quindi parliamo di detection, di protection e di response, che sono quindi di tipo real time o comunque della frazione, si parla di frazione di secondi in termini quindi di detection and response e remediation in funzione della policy event implementata. Questo quindi porta quindi informazioni complementari in termini in termini piuttosto tecnici del valore della piattaforma, in forma complementare rispetto quindi al Gartner Magic Quadrant, alle Critical Capabilities, che hanno quindi una visione un po' più completa e che prende in considerazione altri elementi, quindi come la parte di execution e la vision futura dei prodotti. Andiamo a dare un'occhiata un po' sulle tematiche un po' più recenti, in particolare Identity e Cyber Deception. Ricordiamo che SentinelOne ha fatto l'acquisizione quindi di una società che all'origine si chiamava quindi Attivo Networks, più o meno un annetto fa, e che ha permesso quindi di introdurre sul portfolio dei SentinelOne i prodotti e le soluzioni legate quindi all'identity protection e alle tecnologie di deception. In termini quindi di identity, l'obiettivo principale e iniziale è quello di ridurre l'opportunità di un cyber attacker di raggiungere la finalità iniziale. E tramite quindi attività che sono prima di tutto di riduzione della superficie di attacco, prima di tutto, ed identificazione quindi delle vulnerabilità potenziali che potrebbero essere quindi utilizzate dai cyber attackers. Una volta quindi identificato quindi un cyber attacker all'interno quindi dell'organizzazione, lo step seguente è quello di quindi interagire con il cyber attacker piuttosto che di bloccare le sue azioni al fine quindi di disorientare quindi le azioni del cyber attacker e di evitare quindi la compromissione di informazioni sensibili. E quindi finalità, step finale, quindi introdurre quindi gli aspetti di security legati all'identity all'interno quindi della strategia di security sin dall'inizio, quindi all'interno in termini di security by design. La security, quindi lato identity, diciamo che va dall'edge, quindi in termini di laddove quindi l'utilizzatore si collega quindi sull'endpoint, ovviamente che accede quindi e fa le procedure di authentication per accedere alle risorse, e poi quindi fino ad arrivare quindi al lato del domain controller, se si parla di domain controller, o comunque la parte quindi di gestione quindi dell'identity di per sé, al fine quindi di completare quindi la visione end-to-end e ridurre quindi i gap di gestione quindi dell'identità e il rischio legato quindi all'identità. Quindi se andiamo a guardare quindi in termini di timeline, diciamo che si inizia con i meccanismi di prevention, prima di tutto, e se partiamo quindi dalla soluzione Singularity Platform, quindi EDR, quindi parliamo dell'agent che fa quindi introdurre quindi tramite policy tutta una serie quindi di procedure che conoscete bene per ridurre quindi il rischio. Secondo aspetto, l'analisi comportamentale tramite i motori di artificial intelligence per identificare quindi comportamenti sospetti legati a delle attività quindi di exploit. E poi, quindi, in funzione quindi, degli eventi identificati, quindi introdurre gli elementi di response e di resolution. E il tutto, quindi, tramite quindi, una piattaforma di XDR
per fare ingestion di dati di telemetria terzi e introdurre anche quindi elementi di response terzi tramite connector e API. Adesso, quindi, questo diciamo è il punto di partenza. Se andiamo a guardare cosa ci porta quindi la soluzione di Attivo Network, la parte identity, ci porta ovvero un cosiddetto shift left per andare a ridurre quindi il rischio e identificare le vulnerability che potrebbero essere utilizzate dai cyber attacker in termini di infrastructure e di identity. E quindi ritroviamo qui quindi il concetto di EDR, che è il concetto alla fine centrale, perché andiamo a guardare ciò che succede in termini di runtime sulle varie macchine, l'XDR per aprire quindi la piattaforma a ingestion di terze parti, response di tramite terze parti, e la parte di identity threat detection and response per fare real-time detection e real-time response sugli aspetti legati all'Active Directory. Quindi, se andiamo a guardare il mitre attack, la matrice, quindi il mitre attack iniziale alla quale quindi si sottopone SentinelOne ogni anno attraverso la soluzione EDR, vediamo come la soluzione di Attivo Networks, qui indicata quindi diciamo sulle caselle in arancione, ci porta quindi un complemento in termini di copertura della matrice del mitre attack, e come la combinazione quindi di entrambe le soluzioni permetta di completare quindi la copertura. Qui abbiamo praticamente tutte le tecniche indicate sulla matrice del mitre attack, che vengono quindi ricoperte tramite la combinazione di entrambe le piattaforme. Quindi questo ci dà quindi un valore aggiunto, ci mostra come la soluzione di Attivo Networks abbia un senso forte in termini di tecnici di security, ma anche in termini di business, per offrire una soluzione complementare che possa quindi coprire un massimo di use case con i clienti finali. Come citavo quindi precedentemente, il Mitre non solamente quindi si focalizza sulle tecniche quindi diciamo di defense, ma il Mitre ha anche introdotto quindi recentemente quindi un nuovo framework aggiuntivo per piuttosto quindi identificare delle tecniche quindi di engagement, ovvero di tecnologie di deception che permettono di interagire con i cyber attacker e disorientarli nelle loro attività. Quindi il Mitre Engage è un nuovo framework che è stato quindi rilasciato più recentemente rispetto al Mitre Attack, e che permette quindi di definire quindi le tecniche che potrebbero essere quindi utilizzate, che potrebbero essere di interesse al fine quindi di interagire con i cyber attacker e temporizzare quindi le loro azioni e ridurre la possibilità per loro di arrivare alla loro finalità. Quindi questa è la matrice del Mitre Engage, e ritroviamo quindi in viola la copertura tramite la soluzione di Attivo Network. Quindi vediamo che praticamente abbiamo un 90% o anche più del 90% delle tecniche sono coperte tramite quindi la soluzione di Attivo Network, che vedremo nelle varie possibilità. Quindi, per tornare quindi sul portfolio, Singularity Identity Protection Portfolio, Ranger ID, sugli aspetti quindi di assessment per ridurre la superficie di attacco e la gestione della superficie di attacco sull'Active Directory on-prem e sull'Azure AD. Quindi si parla qui di una soluzione che permetta di listare le varie vulnerability e i vari exploit in funzione della configurazione dell'Active Directory.
e che propone anche quindi una lista di remediation steps e una lista anche di script di remediation a fine quindi di automatizzare le azioni di mitigation e la riduzione della superficie di attacco. Secondo step, la parte di Identity Threat Detection and Response, ovvero ITDR, che permette di identificare le attività di enumeration sull'Active Directory, sull'Azure AD, al fine quindi di identificare le attività di reconnaissance da parte di un cyber attacker, interagire con il cyber attacker tramite elementi di deception, ovvero quindi fornire delle informazioni fake a un cyber attacker, e una volta quindi fornite le informazioni fake, tramite quindi il blocco hologram, andare a fare il deployment quindi degli on nei pot all'interno dell'infrastruttura per continuare ad alimentare le azioni del cyber attacker su queste macchine che alla fine quindi non abbiano nessuna, diciamo, nessun rischio in termini di sensitive information, ma piuttosto quindi permettono quindi di identificare e di creare alerting sulle azioni quindi introdotte su queste macchine. Allora, andiamo a dare un'occhiata sulla parte quindi novità in termini di cloud. SentinelOne quindi ha fatto una partnership esclusiva con Wiz qualche settimana fa. Wiz è oggi quindi uno dei principali player sul mercato del CSPM e del CNAPP, quindi si parla quindi di soluzioni di identificazione di vulnerability e di rischi sugli ambienti cloud tramite quindi una soluzione di tipo agentless che quindi presenta quindi un fattore di complementarietà significativo rispetto alla soluzione SentinelOne che alla fine quindi va piuttosto a guardare il runtime e l'execution quindi tramite i motori di intelligenza artificiale. Quindi l'idea della partnership è duale, quindi si tratta di una partnership di tipo ovviamente commerciale che permetterà quindi di vendere a SentinelOne la soluzione di Wiz e a Wiz di vendere la soluzione di SentinelOne, prima di tutto quindi da un punto di vista di mutual resale agreement, secondo quindi una partnership ovviamente tecnologica che permetta quindi di fare uno sharing quindi di informazioni di telemetrie e fare data ingestion da Wiz verso SentinelOne e viceversa e quindi a partire quindi da questo scambio di informazioni di fare enrichment delle informazioni, quindi delle detection sull'una e sull'altra delle piattaforme. Quindi come funziona? Quindi primo elemento, quindi il deployment. Come sapete bene, quindi la soluzione di SentinelOne è una soluzione di tipo agent based, quindi l'agent che gira quindi sui container, soprattutto quindi sui nodi Kubernetes e Docker e che permette quindi di identificare quindi a livello di runtime comportamenti sospetti, è la soluzione piuttosto di Wiz, quindi che è una soluzione di tipo agentless e che va quindi piuttosto a guardare e monitorare gli elementi di tipo metadata sui vari workload. Che siano quindi dei container, delle virtual machine, platform as a service, serverless, eccetera. Quindi tutti i tipi di ambienti quindi, che girano sul mondo cloud sono quindi monitorati, possono essere monitorati tramite la soluzione di Wiz. Secondo elemento, quindi la detection sul lato Wiz, quindi parliamo di detection di vulnerability, missing patches, problemi di configurazione che non siano quindi diciamo, allineati con le best practices, excessive permission, quindi si tratta quindi piuttosto di un check, di una sorta di assessment continuo quindi su questi ambienti cloud citati in precedenza, e la parte quindi piuttosto quindi di detection lato SentinelOne, dove si parla di real-time detection e protection, che come ben conoscete, quindi è basata sui motori di intelligenza artificiale e che quindi avviene in real time e sul runtime. E quindi poi, quindi step finale,
gli aspetti legati quindi all'ingestione dei dati e la complementarità in termini di possibilità di fare threat hunting. Quindi nella piattaforma SentinelOne si parla di introdurre, di fare la data ingestion dei dati di telemetria originati tramite la soluzione Wiz, e lato Wiz di completare quindi la loro soluzione di tipo graph-based, che permetta di andare ad identificare possibili movimenti laterali che potrebbero essere utilizzati in funzione quindi delle varie exploit disponibili quindi sui vari elementi dell'infrastruttura cloud. Quindi il tutto, ovvero, troviamo quindi questa soluzione quindi fortemente complementare che permette quindi di ridurre il rischio in termini di gestione della superficie di attacco negli ambienti cloud tramite la cosiddetta soluzione di CSPM e CNAPP di Wiz, e come secondo step di andare a continuare il monitoring e l'introduzione quindi verso i nuovi ambienti cloud della soluzione agent-based di SentinelOne. Per coloro che abbiano già avuto l'occasione quindi di assistere a delle presentazioni sulla parte XDR di SentinelOne, come si presenterà quindi questo data enrichment? Sugli eventi, quindi sugli incident, gli alert della soluzione SentinelOne, vi trovate adesso quindi tramite quindi l'introduzione delle feature XDR, diciamo una nuova finestra aggiuntiva, laddove prima avevate quindi soltanto la parte, diciamo, threat indicators e nodes. Adesso avete o avrete, diciamo, prossimamente quindi anche la parte XDR, che permette di fare quindi il context enrichment automatizzato tramite dati di telemetria terzi. Ed è lì dove ritroverete quindi la parte, diciamo, di Wiz, dal momento in cui sarà quindi disponibile in futuro, che permette quindi di completare, di fare la correlation tramite quindi gli elementi di telemetria e di vulnerabilities identificati da Wiz e che siano quindi collegate e contestualizzate rispetto degli elementi e alert sull'agent-based solution di SentinelOne. E lato Wiz, quindi Wiz si focalizza quindi tramite quindi una soluzione di graphic based quindi diciamo avere una rappresentazione grafica che sia similare quindi alla soluzione quindi agli aspetti di storyline di SentinelOne, ma piuttosto legati a dei movi a possibili movimenti laterali, possibili rischi. Quindi funzione quindi delle vulnerabilità, delle misconfiguration o missing patches identificate dalla soluzione, che possono quindi essere utilizzati tramite azioni di runtime che sono piuttosto visibili tramite SentinelOne e che saranno quindi visibili tramite events in real time, che saranno quindi pushati sulla soluzione di Wiz. Ok, quindi ecco come si presenta, diciamo, un po' questa nuova partnership. Allora, non so se ci sono domande, se ci sono state delle domande sulla chat. Allora, grazie Massimo. Mi sentite? Sì, mi senti? Sì. Ok, allora l'unica domanda che ho ricevuto, a cui non ho ancora risposto perché mi piaceva che potessi dare tu un minimo di approfondimento, quali sono le capacità che SentinelOne offre in ambito cloud. Quindi presumo che la domanda, anzi la parafraso io, se potevi dare un minimo di visibilità sul tema CWPP e quindi su quello che SentinelOne riesce a fare direttamente, e quindi come si sposa poi la partnership con Wiz. Sì.
Sì, perfetto, sì. Ottima domanda. Allora, la soluzione in effetti di SentinelOne sull'ambiente cloud, quindi CWP, Cloud Workload Protection Platform, si tratta quindi di un agent equivalente a quello che all'origine, quindi girava sull'operating system, che negli ambienti cloud gira piuttosto sui nodi, quindi sul nodo Kubernetes o Docker, e quindi punto importante, primo punto, quindi l'agent gira sul worker node e quindi va a proteggere tutti i container che fanno parte quindi di quel worker node. Questo è un elemento importante di differenziazione rispetto ad altre soluzioni di tipo CWPP sul mercato, in quanto permetta quindi di consolidare prima di tutto quindi la quantità di agent da andare a installare quindi per proteggere i vari container. Quindi primo punto, quindi si tratta ovviamente quindi di una soluzione agent-based, come la conoscete già sugli ambienti classici di tipo quindi EDR su operating system. E quindi il concetto rimane quindi equivalente, ovvero l'agent va a monitorare tutte le azioni, quindi che hanno tutti gli eventi all'interno quindi del worker node legati ai vari container, e in funzione quindi delle detection che siano quindi tramite static AI engine, dynamic behavioral engines, permetta quindi di identificare e di fare alerting prima di tutto, e poi in funzione della policy di fare protection, detection protection e remediation in funzione. Altro elemento importante, ovviamente ci sono delle particolarità e delle funzionalità aggiuntive sulla soluzione CWPP di tipo per esempio application control. Come ben sapete, negli ambienti cloud, quindi abbiamo di solito quindi un application di tipo containerized che viene deployata tramite quindi diciamo, i concetti di CI/CD che permetta quindi di avere quindi una cosiddetta golden image, master image di un container e di andare a identificare gli aspetti quindi come dire, di compromission di un'immagine legata quindi a un container deployato e che permetta di fare un kill e redeployment automatizzato come previsto quindi secondo quindi gli ambienti di cloud. Non so se permette di rispondere alla domanda, altrimenti completiamo con ulteriori informazioni. Sì, credo di sì. Ecco, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, ovviamente quella la sessione di oggi non voleva essere esaustiva, ma l'obiettivo è di darvi degli spunti, soprattutto sulle evoluzioni di dove stiamo andando. E credo che offrire al mercato un'integrazione con la migliore piattaforma o una delle migliori piattaforme CSPM, quindi Wiz, e una delle migliori offerte CWPP, credo possa essere un ottimo differenziante per noi addetti ai lavori quando andiamo a parlare con clienti che stanno affrontando progetti di trasformazione digitale o che hanno il loro business in cloud, vuoi perché sono società che offrono servizi e-commerce, società che offrono portali o quant'altro. Ecco, in questi ambiti credo che abbiamo un'offerta di mercato estremamente interessante. Massimo, c'è un'ultima domanda, poi direi che se non ce ne sono altre possiamo chiudere perché stiamo raggiungendo il fine della sessione. Hai parlato di Range AD, ci chiedono di se possiamo approfondire un minimo come Range AD funziona, come funziona il deployment e se lo Sì, assolutamente. possiamo fare vedere. A quest'ultima parte poi risponderò io. Ok, sì. Allora, Range AD è l'elemento iniziale della parte di offerta di Attivo Networks. Come funziona? Allora, abbiamo quindi un deployment che è estremamente semplice. Quindi abbiamo un Windows Service, un executable, un binary, diciamo, che possiamo far girare quindi su una macchina
qualsiasi appartenente quindi al dominio, quindi punto importante, quindi non è necessario utilizzare quindi un account administrator per utilizzare quindi il servizio quindi di RangerID. Quindi questo executable, questo Windows Service che gira su questa macchina appartenente al dominio, comunica con il domain controller in maniera regolare, al fine quindi quindi di fare una collection di informazioni, quindi di configurazione, e identificare eventuali quindi misconfiguration, misalignment rispetto alle best practices. Queste informazioni in seguito sono quindi pushate quindi sul back-end Attivo Networks nella cloud, e li vediamo in seguito quindi sulla dashboard sulla quale quindi possiamo quindi andare ad agire. Quindi si tratta quindi di una funzionalità di assessment continua e non di tipo one shot, con un elemento quindi di scoring in percentuale che permette quindi di identificare quindi, ovvero l'health scoring della piattaforma, e permette quindi di introdurre azioni di remediation al fine di ridurre la superficie di attacco sull'Active Directory. Grazie. E aggiungo il tema se lo possiamo far vedere, lo possiamo fare delle test. La risposta è assolutamente sì. In particolare il personale di Exclusive Networks Italia ha accesso a una piattaforma RangerID proprio con lo scopo di favorire demo o attività su clienti finali. L'obiettivo è quello di favorire la comprensione della tecnologia, ovviamente sui clienti interessati, ma allo stesso tempo per dimostrare quanto spesso e quanto comune che un Active Directory sia vulnerabile. E quello che produciamo quindi in queste attività sono dei report completi che raccolgono informazioni circa 90 controlli che appunto RangerID valuta, con l'obiettivo di supportare il cliente in quello che è un remediation plan a tutti gli effetti. L'oggetto della nostra vendita poi non è il report stesso, ovviamente, bensì l'attivazione del tenant con l'obiettivo di fare scansioni continue. E sapete meglio di me che Active Directory è uno degli oggetti più mutaforme nelle nostre organizzazioni, e quindi avere una scansione annuale, semestrale serve molto poco. L'obiettivo di avere una soluzione come quella di RangerID, appunto, è quella di favorire la valutazione continua di questi controlli e diminuire quindi la superficie d'attacco. Giusto per chiudere, è un tema estremamente importante che trattava un sacco di attualità, perché la gran parte degli attacchi di nuova generazione sfrutta vulnerabilità di Active Directory per ottenere diritti e quindi lanciare ransomware o altre situazioni. Spero di aver risposto. Io non vedo altre domande, quindi possiamo salutarci, confermo. Non ci sono altre domande. Massimo, grazie mille per il tuo tempo e grazie a tutti i partecipanti. Grazie a te Luca, buona giornata a tutti, grazie a voi.